Benvenuti al Fuori Onda del nostro podcast Biodiverso. Oggi siamo con Stefano Caserini. Ci racconti chi sei? Mi occupo di cambiamenti climatici, insegno all'università e faccio anche l'assessore nel comune in cui sono nato, vivo. Che è Lodi. L'assessore ovviamente ha? Ambiente, mobilità, azione sul clima e innovazione. Quando hai capito che i cambiamenti climatici erano una cosa seria? Tanti anni fa, ero andato negli Stati Uniti, mi occupavo d'altro e ho parlato con un ricercatore, era tipo il 95, e lui mi disse: questo è uno dei temi che sicuramente per la sua vita sarà molto importante. Se ne parla ancora poco, ma suggerisco di tenerlo a mente. Sì, no, mo me lo segni proprio. Io mi occupavo di altro, tanto lì, perché studiavo rischio per la salute degli inceneritori di rifiuti, l'analisi di rischio. Era un centro di ricerca che si occupava di quello, però c'era già qualcuno che misurava i livelli di CO2, che faceva studi sulla CO2. Già c'era chi aveva capito in modo molto chiaro che questa sarebbe stata la questione centrale di questo secolo. E da lì ho cominciato a guardare questo tema con un occhio diverso, e questo mi ha aiutato a capire. Ci aveva preso comunque il ricercatore. Assolutamente sì, ma prima di lui tanti altri l'avevano capito. Senti, hai scritto un libro che si chiama Sex and the Climate. Come arriva l'idea? Cioè, perché legare il cambiamento climatico ai sentimenti? Ma perché tempo fa avevo fatto altri libri. Il primo era Qualcuno piace caldo, che era un saggio di 350 pagine. Però mi ricordo una giornalista, mia amica, mi aveva detto: se vuoi far arrivare al grande pubblico hai due temi, uno è il calcio, l'altro è il sesso. Facciamoli scopare, così, de botto, senza senso. Io sul calcio non sono riuscito a trovare dei legami. E invece questo non aveva ancora fatto nessuno. La prima versione era uscita, voleva essere una cosa che faceva ridere. E molto hard. Che alla fine, durante i mesi del Covid, sai, quelle serate in cui non c'era molto da fare, certo, mi sono messo a studiare, perché poi appunto ci sono 80 riferimenti bibliografici di riviste scientifiche. Quindi ho poi studiato. Sì, sì. E poi dopo andrà a finire in un articolo. Senti, quindi che oggetto hai portato oggi? Ho portato un ventilatore. Perché il ventilatore? Ah, il ventilatore è qualcosa che può essere utile se si vuole coniugare appunto questi due temi. Pensiamo alle calde giornate estive dove non c'è l'aria condizionata. Antonio, fa caldo. Magari se la temperatura ben stabilita dal condizionatore è un conto, ma per miliardi di persone avere un ventilatore fa la differenza, insomma, nella sensazione che hai quando abbracci un corpo caldo. Allora, noi di solito facciamo un gioco. Hai una carta, una parola che devi far indovinare a Vincenzo, e sotto ci sono una facciamo serie team di parole che non puoi dire. Non quello di cui parla il mio libro, ma non è il clima. Il sesso. Ecco. Il problema che genera il mio libro, il fatto che la nostra... Fa caldo. Esatto. Ne esplodono tante, ma questo però riguarda una specie vivente. Ne esplodono tante? Cos'è che di solito esplode? Un attentato esplode, una bomba, quindi un bombo. Esatto. Non capivo come ci volevi arrivare. Ho detto cavolo. Quello di cui parla il mio libro, del cambiamento climatico, quello di cui si occupa la vostra associazione, è cercare di difendere gli impollinatori. Ok, era impollinatore, non so se bravo giusto. Impollinatore, sì, singolare, poliziotta, quelli molto diversi da me sul tema di cui io mi occupo. Negazionisti. Negazionista. Il mio lavoro qui è finito. Finito. Va bene. Ogni anno vengono pubblicati migliaia di articoli su riviste scientifiche, non solo sugli effetti del cambiamento climatico, ma anche in termini ambientali, economici e sociali. Pochi però parlano di quello che succede a noi esseri umani in quanto sentimenti. Quindi, se volete scoprire qual è la relazione tra sesso e cambiamento climatico, andate ad ascoltare la puntata con Stefano.